Ragazzuole e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Brawl Stars, episodio numero 3. Per chi segue le mie live su Twitch, negli ultimi due giorni mi sono innamorata di un nuovissimo brawler e sto parlando proprio di lei, la signorina Ems. Dopo aver giocato per un po' di tempo con Buzz e con Iris, diciamo che avevo quella necessità di provare un nuovissimo brawler, anche perché giocando appunto da pochissimi giorni, praticamente vi parlo ragazzi quasi una settimana, avevo appunto bisogno di un po' di aria fresca. E quindi mi sono affidata ad Ems, che mi è piaciuta dal primo momento. Infatti abbiamo fatto davvero un devasto pazzesco e ve lo andrò a fare vedere in questo video. Però ragazzuoli, prima di cominciare con il video mi raccomando, spolliciate a più non posso questo video, iscrivetevi al canale e mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, dato che mi sono davvero innamorata alla follia di Brawl Stars e ci giochiamo tutti i giorni in live. Quindi se in caso non lo sapessi mi trovi live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, dove giochiamo su Brawl Stars e anche a tanti altri giochi. E se volete passare anche solamente per un saluto ragazzi, io ovviamente vi aspetto a braccia aperte. Trovate il link qui sotto in descrizione. Ma ora passiamo al video. Ragazzi, oggi parlare cinese perché io mi sono trasformata così, bocca miseria. Benvenuti in un video di Brawl Stars. Oggi andiamo a giocare. E... no, adesso questo non è più cinese. Questo è tipo, non lo so, vabbè. E vaffanculo, avete rotto il c***o. Andiamo. Se mi esce leggendario, esco i piedi. No, eh. Ok, meno male. Molto bene. 100 monete? Non me ne privo. 200 monete? Non me ne privo. Ok, ora mi esce epico, guarda. Ragazzi, chiamatemi Maga Martina. Cristo Dio! Omai wa mo shinderu. Nani? Ti prego. Dai, ma devi farmi veramente un... Go, 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 go. Cosa mi dà? No, ragazzi, chi è? Nuovo brawler, Bull. Vabbè. Ragazzi, ragazzi! Ma qua ci divertiamo! Erezione? No, in realtà è reazione, scusatemi. Ragazzi, 1000 monete! Recuperiamo tutto, let's go, skill, let's go. È così che si fa. Mamma mia, mi sento proprio come una bambina. Ora mi uscirà epico di nuovo. No, non mi uscirà mai epico. Ragazzi, sono un mago. Sono un mago. Ok, allora, devo uscirmi leggendario. Allora, per uscirmi leggendario devo fare così. Devo fare mani così. Poi prendiamo Diglett. Ok. E sarà lui a cliccare. Calma, calma. Ok, ci rialziamo. Facciamo un attimo una passeggiatina. Per far finta tipo che siamo tipo... E poi... E niente, non ha funzionato. Passeggiatina. Tipo una fake passeggiata. E poi... Ma vaffanculo a tua madre. No, ragazzi, uomo palloncino. Gas. Gas, secondo me... Allora, io delle volte che l'ho beccato contro... Non mi sembrava così tanto scarso come brawler. Vi dico la verità. Boh, a me non mi è sembrato male, però... Vabbè. Account nuovo, quindi se sblocco dei brawler... Ragazzi, sono contenta. Cioè, per me è... va bene così. Super raro. Ti prego. Dai! Vediamo? Ma basta, sto bambino del c***o! 1000 monete. No ragazzi, siamo rich. 100 crediti. Vai, dammi Tara. Brawler mitico. Lei mi ispira. La proverò prima o poi, eh. Inizio a sbloccare un nuovo brawler super raro. Oh, Carlo is gonna be my choice. Oh, nuovo brawler. Ah no, sempre lui, ok. Epico. Fammi sognare. No ragazzi, nuova skin di Colt Rockstar. Oh, carina, dai, non è male. Ci sta. Che figo! Bellissima la skin comunque, eh? Eccoci qua ragazzi dal pianeta degli alieni, direttamente dal futuro in fase di registrazione, direttamente appunto con la signorina Ems che già abbiamo portato a livello 9 e grado 25, con ben 739 coppettine che vi dico la verità, io non me ne privo. Vi faccio vedere anche ragazzi come l'ho setappata mentre che eravamo appunto sempre in live su Twitch. Allora, io ho comprato il gadget, quello del braccio un pochettino nostalgico OG, che ci ricorda un po' Buzz. Questo gadget, ragazzi, ci permette di sopravvivere in maniera un pochettino migliore contro, diciamo, quei brawler che ci jumpano addosso, come può essere appunto magari un Buzz, un Kit, anche se Kit tendenzialmente ci moriamo quasi sempre, e il primo, Edgar, ovvero Uomo Sciarpina, e tanti altri. Oltre che fa appunto un po' di danno, più che altro ci serve per la questione del knockback, che è fondamentale. Essendo che Ems non ha troppi HP, e già di base fa comunque molti danni, ho deciso di mettergli appunto come equipaggiamento la difesa per avere quegli HP in più che sinceramente male non fanno. E
infine, la più importante, abbiamo come abilità stellare l'aria viziata. Che questa, ragazzi, ci permette di fare veramente una marea di danni in più. Perché è il 25% in più per ogni colpo, che vi assicuro che fanno davvero un botto la differenza. Quindi questa è come l'abbiamo setappata. Ora però direi di buttarci subito in partita, perché ho voglia di fare un po' di game belli succulenti, delle belle Winnochis, chiaramente in solo showdown. Andiamo e speriamo di non beccare nessun teamer e nessun win trader maledetto. Iniziamo subito. Caldi, bollenti. Allora, vedo già un Edgar selvatico sopra di me, la cosa diciamo che non mi piace affatto. Facciamo il knockback. Vedete, in questo caso il mio gadget è stato strautile. Devo fare attenzione a non farmi chiudere. Ok, non va su di me. Meno male. Lui dovrebbe essere bello che è andato. Ottima play. E andiamo a 3 di power up. Quindi cominciamo a essere un pochettino giganti, vi dico la verità. Non male per ora. È una situazione un po' di stallo, perché siamo tutti quanti un po' fermi, un po' camperati. Quindi devo fare molta attenzione. Madonna mia, ragazzi, comunque vi giuro, gli Edgar sono di una noia veramente mortale. Cioè, dal primo momento in cui ho giocato a Brawl Stars e ho conosciuto questo fantastico brawler, che me lo sono incontrata tipo tutte le partite, ho capito subito che era un brawler, non riesco mai a parlare, estremamente fastidioso. Ok, ragazzi, questi due Edgar stanno teamando. Ok, ragazzi, stanno teamando anche loro? No, ragazzi, non capi... Ragazzi, mi sono beccata due che stavano teamando e wintraddando. Devo dire che come inizio, veramente non dei migliori, vi dico la verità. Top 5 per colpa di questi stronzi, che ve lo giuro, a queste coppe con Ems, becco... Penso 9 su 10 gente che wintradda costantemente. E la cosa è veramente, veramente fastidiosa. Ma va bene ugualmente. Abbiamo Buzz, lo facciamo fuori. Kill più cassettina di power up, ce la portiamo a casa. Controlliamo che questo boost sia tutto free. Abbiamo doppio power up, che sinceramente io non me ne privo. Occhio alla scimmietta, che è veramente pericolosa, vi dico la verità. Prendiamoci il quinto power up. E siamo già belli grandi, raga, eh? Magari una possibile top 3 può essere una top 2. Una top 2 può diventare una win. Quindi chilliamocela un attimo. Edgar, Dai, hai già capito. Non dirò quello che voglio dire, ma ci siamo già capiti. Madonna che danni, ragazzi. Se continuavo lo uccidevo. Beh, direi win pulita, ragazzi. Ho detto top 2 può essere una win, quindi facciamo la bella win notice. È incredibile come spawno sempre fuori dai bush, raga. Allora, subito Edgar via dalla lobby, così impara ad utilizzare Edgar. Ci prendiamo pure triple power up così nel chilling. Fase di stallo, dobbiamo un attimo attendere. Classica situazione delle solo showdown, d'altronde. Godo tantissimo. Buona, ragazzi. Ottima uccisione su Kit. Ce lo leviamo dalle scatole, che in endgame è veramente... Ottimo. Morto anche Pocio. Mannaggia. Raga, purtroppo ero chiusa. Forse era meglio andare direttamente addosso. Però vabbè, abbiamo fatto delle belle kill, dai. Comunque abbiamo fatto che top? Top 3. Va bene, raga. Oggi facciamo diverse top 3. Però è più difficile, raga. Però ci sta. Sti Dynamite che sono veramente... Dynamite. Io le chiamo Dynamite, ma in realtà è Dynamite. Lo so, ragazzi. Vi giuro, è di un fastidio veramente pazzesco. Il range è proprio... Mamma mia, proprio un danno. Ok, lui tra poco avrà... Purtroppo non ho potuto fare niente, ragazzi. Situazione critica. Mi ha giampato addosso. Va bene così. Ok, Spike ce lo facciamo abbastanza facilmente. Cerchiamo se questo bush è free, ma è fortunatamente free. Vediamo di farci queste due belle cassettine. Doppio power up, me lo porto a casa. Cerchiamo di prendere anche questo power up. Voglio diventare huge sto game, ragazzi, non mi interessa. Devo fare attenzione però a Mortis. E mi sa che anche stavolta stanno teamando, perché mi sa che Edgar è... Ok, ragazzi, altri due win trader. Ci sta. Situazione, ragazzi, veramente, veramente ridicola. Prossimamente proverò a fare le 3v3, che è sicuramente la modalità più giusta da fare su Brawl Stars, vi dico la verità. Così ci pensi due volte la prossima volta.
dobbiamo fare attenzione. Ovviamente siamo entrambi con gli stessi power up, ma io non ho la ultimate. Lui ce l'avrà ovviamente a breve. E sarà una situazione un po' particolare, eh. Abbiamo quasi la ultimate. Abbiamo quasi la ultimate, ragazzi. Abbiamo quasi la ultimate. Ora lui vorrà fare la ulti su di noi. Facciamo il knockback. Signori! Signori! Ce la portiamo a casa! Ce la portiamo a casa, signori! Una bella winnocis! GG, GG, GG. Molto, molto, molto bene, cavolo. Abbiamo giocato molto, molto bene sto game, devo essere sincera. Volevo prendere la doppia cassa. Volevo provare a farlo, ma purtroppo vedete un muretto un po' difficile. Vabbè, cerchiamo di prenderci queste cassettine qua ai side della mappa. Ok, ho un Edgar che mi fa l'emoji della scimmietta, non so per quale assurdo motivo. Ok, evitiamo le abilità. Ho come presentimento che quel doppio Edgar di prima stanno teamando, sapete? Ho questo presentimento. C'erano due Edgar molto vicini che non... E mi sa che avevo ragione, ragazzi. Mi sa che avevo ragione, sapete? Mi sa che questi due Edgar non si stanno fightando. Voglio soltanto vedere per sicurezza, per vedere se sono io che sto flashando male o se ho ragione. Ok, ragazzi, avevo ragione, stavano teamando. Mi hanno letteralmente chiuso uno da sopra e uno da sotto. Purtroppo la situazione in solo showdown, raga, è veramente terribile. Non ci si può fare davvero nulla. Cioè, ho avuto uno che mi ha ultato addosso. Io ho fatto il gadget, l'ho spazzato via. L'ho rallentato un po' con la ultimate. Purtroppo... E ci godo anche che ci sono morti. Ci godo tantissimo, ragazzi. Ci godo come non mai. Cioè, alla fine sono pure morti, tutte e due. Però comunque uno ha fatto top 3 e uno ha fatto top 2. Questo è il problema. Cioè, wintradano per prendere le coppe. Ma a pro di che cosa? Cioè, fate cagare. Cioè, disinstallate questo gioco se dovete fare una roba del genere. Perché non ha senso. Ci riscattiamo questi. E abbiamo sbloccato finalmente anche il signor Carlettino. Oh, aspetta. Ok, allora. Beh, raga, direi che la scelta a parer mio è abbastanza easy. Fatemi sapere se sotto nei commenti appunto ho fatto bene. Ma io vado di boh, ragazzi. Ci andiamo a prendere anche tutte le cose del pass battaglia. Ci prendiamo anche la skin che, devo dire la verità, questa skin di Tick, le due skin di Tick sono veramente bellissime. Veramente, veramente bellissime. Questa forse è anche più bella perché ha gli occhiettini rossi, i cosi, i dragoni. Quindi mi piace molto, l'attiviamo. E ragazzi, ci andiamo a sbloccare anche il Dropstar leggendario. Ti prego, leggendario. Dacci qualcosa di buono. Tecnica di Naruto. Ti prego. Shelly. Ragazzi, abbiamo sbloccato la skin di Shelly. Allora, non è che sia una skin, sinceramente parlando, così tanto bella. Mi speravo in qualcos'altro di più particolare. Però, vabbè, skin di Shelly, ce la prendiamo e ci accontentiamo, ragazzi. Che dobbiamo fare? Bene, 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 ragazzi. Siamo giunti praticamente al termine di questo video. Intanto io spero che questo terzo episodio di Brawl Stars qua sul canale vi sia piaciuto. Abbiamo fatto davvero delle belle partite con Ems. Purtroppo, come avete visto, e in realtà anche come non vi ho fatto vedere, perché ci sono state un sacco di partite dove purtroppo ho beccato un sacco di teamers in una maniera veramente incredibile. Però le partite che appunto abbiamo giocato, devo dire che ho giocato abbastanza bene. Purtroppo questa cosa delle win trade e dei teamers rovina tantissimo il gioco, ma soprattutto per chi magari gioca le solo showdown, come ho fatto io in questo caso. Quindi magari prossima volta forse dovrei buttarmi più sulle 3v3 per stare anche un pochettino più tranquilla. In ogni caso sono saliti di coppe, siamo quasi a 2700 e abbiamo quasi sbloccato il prossimo grado di Ems. Andiamoci a prendere qua i premi delle maestrie. E direi che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, ragazzi. Quindi tanta roba, dai, belle partite. Devo dire però, ragazzi, che Ems la gioco abbastanza bene, considerando il fatto che la gioco da soltanto 2 giorni. Quindi sono molto soddisfatta delle partitozze di oggi. Io, ragazzoli, spero che questo video di Brawl Stars vi sia piaciuto. Se dovesse essere così, mi raccomando, spolliciate a più non posso questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni su Twitch dalle ore 17. Quindi mi raccomando, vi aspetto anche solo per un saluto. O se mi volete vedere spaccare i culetti su Brawl Stars e altri giochini, insomma, venite live che ci divertiamo sicuramente tantissimo. Ora però, ragazzi, siamo al termine di questo terzo episodio di Brawl Stars, quindi noi ci ribecchiamo chiaramente in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto. Bella a tutti, ragazzi.